Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, la mia idea è la seguente. Stiamo parlando di una questione di carattere umanitario in prospettiva di proporzioni forse incontrollabili. Una questione che riguarda anche noi, non soltanto Zelensky e l'Ucraina. Allora, quale organismo più competente dell'ONU a varare una risoluzione, trattandosi di catastrofe umanitaria, no? Una risoluzione, e voglio vedere chi dice di no, che diciamo autorizzi chi voglia, oppure la NATO, oppure l'Europa, no? A creare una forza marittima che smini, crei dei percorsi sicuri e assicuri l'apertura di questo flusso verso i lidi, diciamo, africani o quelli che vogliamo, no? Io credo che questa cosa vada fatta, tutto sommato. Perché lei sottolinea il passaggio della risoluzione? Perché sarebbe una legittimazione, non ce n'è bisogno in senso stretto, perché oggi basta che non so, l'Unione Europea... No, perché i turchi insieme a Putin dicono sminiamo noi turchi, entriamo con le navi nostre, sminiamo, apriamo la strada, sì, e le navi però passano tutti parlano, no? Qui c'è bisogno veramente di ritornare alle regole che, come ho detto tante volte, vengono calpestate quotidianamente. Quindi sicuramente una legittimazione internazionale di una missione della Marina, anzi di una missione militare, diciamo, non solo la Marina, che autorizzi, diciamo, a creare una cornice di sicurezza che consenta la ripresa dei traffici marittimi dall'Ucraina. Ecco, io credo che, poi soprattutto, io credo che adesso, parlando anche di bottega, no, la Marina è tanto tempo, tanti anni, decenni, che diciamo, rimane un po' fuori da tutte queste missioni, no? Cui sono impegnate aeronautica, esercito. Sarebbe questa la volta che anche l'occasione. Loro si rimboccassero le maniche e facessero... Peter, se hai un telegramma, perché sono fuori tempo massimo su questa questione, che tra l'altro di nuovo ci pone il tema del tempo. Il vice sindaco di Odessa ha detto fra 20 giorni marcisce tutto, e per sminare sappiamo che ci vuole un tempo lungo. Spero assolutamente di sbagliarmi, ma non mi ci vedo i russi che fanno entrare nel Mar Nero navi di qualsiasi altro stato. Che non siano i turchi. Con la forza, al limite. Peter, con la forza, una volta tanto. Con la forza. Noi non possiamo stare a guardare sistematicamente, soprattutto in condizioni in cui teoricamente non c'è minaccia. Cioè Putin ha detto fate pure, sminate, sono fatti vostri. L'Ucraina ha detto non mi sentirei protetta, proteggiamo anche l'Ucraina. Creiamo veramente una cornice di sicurezza, ma si può fare una cosa veramente robusta dove nessuno può infilare neanche un granello di sabbia volendo. Ecco, però se non lo si vuole è un altro conto. Devo mandare la